Il Lecco Calcio 5 gioca, crea, centra pali e traverse, ma esce sconfitto dal confronto con la Cascina Orte, capolista del campionato di Serie A2. Peccato perché i bluceleste avrebbero potuto addirittura vincere e hanno invece subito una sconfitta tanto pesante quanto bugiarda e meritata. Ma questo è il calcio a 5. La gara inizia male per il Lecco perché dopo 2 minuti e 40 secondi Barbera tocca un pallone che non avrebbe potuto toccare, causando una punizione a 2 al limite dell'area. Vendrame tocca per Sampaio, bomber del campionato di Serie A2, che in diagonale insacca il pallone dell'1-0 per gli ospiti. Il Lecco però c'è e reagisce subito alla grande. Al 3:31 Escobar riparte, fa tutto da solo, arriva al tiro e chiama il portiere ospite a una grande deviazione in angolo. Al 4:03 ecco il pareggio, Escobar riceve palla sulla sinistra da posizione defilata in sacca, mandando il pallone tra le gambe del portiere. Il Lecco insiste, al 4:32 Antonietti centra il palo pieno, primo legno della giornata dei blu celesti. Al 5:13 la risposta dell'Orte con Sampaio, il cui diagonale viene deviato da Barbera in calcio d'angolo. All'8:27 c'è la gran botta di Vinicius, ma Bragaglia è ancora bravo a respingere. Passa un minuto e Bragaglia si ripete, al 9:27, cross di Belloni dalla destra, gran botta di Antonietti al volo, ma Bragaglia appunto respinge. Al 12:13 c'è un lancio per Escobar che entra in aria, perde però l'attimo per servire Antonietti e l'azione sfuma. Al 16:28 inserimento centrale di Sampaio che a tu per tu con Barbera calcia clamorosamente sul fondo il pallone del possibile vantaggio. Al 17:40 il Lecco invece potrebbe andare di nuovo in gol, c'è un lancio di Antonietti per Belloni che scavalca il portiere ma un avversario salva sulla linea di testa. Si va così a riposo sull'1-1. Nella ripresa dopo 59 secondi Antonietti scambia con Casagrande ma tu per tu col portiere perde l'attimo e la difesa ospite riesce a liberare. All'1:17 i laziali tornano in vantaggio con un calcio di punizione, palla messa in mezzo per Scandola che tutto solo in sacca con un tiro a mezza altezza da fuori area. Al 3:10 Barbera nega all'Orte la terza rete quando Vendrame con una deviazione a botta sicura lo impegna, appunto il portiere respinge. Al 3:32 il Lecco con Escobar, diagonale che il portiere respinge sulla traversa. Al 5:18 Antonietti intercetta palla nella metà campo ospite e si invola verso la porta avversaria ma il suo sinistro è sull'esterno della rete. Al 5:45 c'è una serie di occasioni per il Lecco con Jefferson e Casagrande che però non riescono a concretizzare, c'è poi anche un intervento in aria sullo stesso Casagrande, il Lecco chiede il rigore ma gli arbitri lasciano correre. Al 9:04 bello spunto sulla destra di Jefferson che mette al centro ma Antonietti arriva con un istante di ritardo. Al 12:29 Escobar scambia con Urio e la sua conclusione viene però respinta ancora una volta da Bragaglia. Al 12:54 ancora il portiere ospite respinge su Escobar. E dopo soli 4 secondi al 12:58 è Urio a chiamare il portiere alla nuova respinta. Al 13:26 Antonietti fuori area si libera al tiro ma la sua conclusione centra in pieno il palo alla destra di Bragaglia. Al 14:36 il Lecco chiama time out e schiera Casagrande come portiere di movimento. Gli ultimi 5 minuti sono un assedio dei blucelesti alla retroguardia dell'Orte che però si difende con ordine e nell'ultimo minuto di gioco va a segno addirittura altre due volte. Al 19:13 un rimpallo favorisce Cesaroni che insacca con un rasoterra il pallone del 3-1. Al 19:36 addirittura arriva la quarta immeritata rete dell'Orte, calcio d'angolo per gli ospiti, Scandolare insacca con un bel tiro nell'angolino. Alejandro Escobar, grande partita da parte tua, da parte del Lecco, sembra incredibile dirlo, il Lecco meritava di vincere e invece è finita 4-1 per gli avversari. Va bene, risultato bugiardo secondo me, abbiamo fatto una bella partita, loro hanno un portiere che è fuori classe e abbiamo meritato di più, forse vincere no perché loro sono una signora squadra, però almeno un pareggio, un risultato un po' più giusto. Ecco, diciamo che dopo le partite viste contro il Cagliari, contro il Camedossona, anche oggi l'Ecco ha dimostrato e confermato di potersela giocare con tutti, no? Sì, siamo una squadra unita, e stiamo andando avanti tutti insieme e secondo me tra poco continuiamo a fare i punti. E se vogliamo trovarlo, cosa è mancato oggi per fare il risultato? Un po' di fortuna Caraporta e secondo me il suo portiere ha fatto la differenza. Okay. Grazie. Oh, mister Marques, una partita preparata alla perfezione, giocata quasi alla perfezione oggi dal Lecco, resta questo grande rammarico di non aver vinto o almeno pareggiato una partita che poteva finire diversamente.
Não, e o Regaça fato tudo para vencer a partida. Havíamos feito uma bela partida, havíamos criado tanto ocasião de gol, como um que Louro são uma ótima esquadra, uma esquadra para vencer o campeonato. Cumprimento a Louro, porque passar em nossa casa e não é jogar com esse nível, não é qualcuno, quindi. É uma bela prestação no meu jogador, nem de reproverar a Louro, porque devemos lavorar e seguir a lavorar com tranquilidade, porque a squadra está a crescer. Ecco, non so se si può rimproverare qualcosa, è mancato qualcosina per fare il risultato oppure merito appunto dell'avversario? Sì, ma guarda che questo sport è difficile, perché quando una partita così equilibrata, quando non si mette a palla dentro, dopo si diventa difficile. Abbiamo tre o quattro occasioni clara di gol, non abbiamo fatto, dopo loro più concreto ha fatto gol e ha vinto la partita, così è a successo, capito? Quindi dobbiamo lavorare tranquillo, perché o Horta è una squadra per vencere il campionato, non ha successo niente, dobbiamo lavorare con pazienza, capito? Anche perché l'impressione è che l'Ecco stia crescendo, no? Partita dopo partita. Ah, senza dubbio, speriamo crescere di più, perché siamo anche una squadra giovane, iniziamo un lavoro due mesi e mezzo, quindi gente che viene anche di Serie B, Serie C, bisogna essere il tempo. Comunque i ragazzi stanno di cumprimento, perché ha fatto tutto, abbiamo corso, abbiamo girato a palla, comunque abbiamo affrontato una squadra fortissima, una squadra esperta in campo. Loro hanno giocato bene, però è una partita troppo difficile, perché una squadra fortissima così non l'ho mai visto io un girone di calcio 5. Una squadra forte così non l'ho mai visto, e si deve giocare con una squadra fortissima così, deve essere fare tantissimo di gol. Si sbaglia troppo, perdere. Calcio o così, basta.